Vediamo se ci riesco, è da tanto che non opero con la matita. Dove cominciamo? Vediamo un po'. E dal volto. Facciamo una palla. Quanto facciamo grande? Così. Una palla così. Una specie di scatola cranica. La testa. Attenzione, si vede bene. La testa. Ok. Poi facciamo, abbozziamo un volto. Gli occhi. Il naso. Il naso un po' prorompente. Tra l'altro la fisionomia, il cranio della donna e dell'uomo sono diversi. Facciamo la parte questa qua, sto andando un po' alla cieca, mentre guardare la telecamera del cellulare, disegnare è un po' difficile. Qui la guancia, facciamo, sto schizzando così, come ripeto è da tanto che non giocherello con la matita. Il sopracciglio, qui facciamo la tempia. L'attaccatura del capello, cioè l'attaccatura dei capelli è un po' strana. Facciamo una linea. La bocca. E il mento. Mento, tiriamo un po' e boom, ha fatto. La guancia. Si vede niente dalla telecamera. L'orecchio è nascosto. Dovrebbe trovarsi tra la fronte. Mi ricordo se l'altezza del naso oppure della bocca, l'orecchio. Credo che debba arrivare qua. Qui si vede un accenno dell'orecchio. Mi ricordo. Sì, è naso fronte. L'altezza dell'orecchio. Ok. E qua e poi tiriamo così. E l'orecchio dovrebbe stare qua. Qui c'è l'orecchio. Credo. Boh. Poi i capelli. Un po' di capelli. Qui c'è una specie di capigliatura un po' strana. Le capigliature dell'epoca. Andiamo un po' qua. Facciamo un po' di sfumature. È un po' un casino, però adesso. Scuriamo un po', sennò si vede tutto nero. Vabbè, il grosso del fa del il grosso l'ho fatto. Adesso ci sta la spalla. Farò tante palle, bisogna sempre sintetizzare tutto. Schematizzare. Boom. La spalla, c'ha le spalle grosse questa. Poi qui c'è la luce, all'altezza dell'occhio dello zigomo. La seconda spalla. Tanta luce. Dovrebbe essere. Come si chiama il dio? Giove. Giove. La luce. Ok. Via. Dane che viene fecondata da Giove. Ok.
Devo staccare ancora di più qua. Poi il seno. Boom. Schizzo un po' così veloce. Basta. Diamo qualche colpo. Divertente disegnare con la matita B2. Molto grassa, ci si diverte. Lo schizzo l'ho fatto. Ma qui c'è un sacco di lavoro. Mi sa che invece in chiasso utilizzo le matite, mi ci diverto di più. Vabbè.